vidi una vergine immersa nella sua orazione. Il suo corpo si chinava fino a terra e il suo spirito stava eretto verso l'eterna divinità. Poiché prima del tempo in cui Gesù Cristo aprì il cielo con la chiave della Santa Croce, nessun essere umano era mai stato così santo che il suo spirito, grazie all'amore della Santa Trinità, potesse o presumesse salire nell'eterna sommità mediante fatica o devozione, struggimento o abbraccio. Perciò il puro spirito della Vergine non poteva salire al cielo perché Adamo aveva troppo chiuso il chiavistello, ma fu Dio a scendere ed era così vicino alla terra che consolò i suoi amici ed essi riconobbero il suo volere. Ma i profeti chiamarono a gran voce e pregarono supplichevoli nostro Signore. Questa Vergine, infine, attirò giù nostro Signore con la dolce voce della sua anima, dicendo così nella sua preghiera, mentre era sola. Signore Dio, mi rallegro del fatto che tu voglia venire in modo così nobile sulla terra, al punto che una Vergine debba essere tua madre. Signore, per questo voglio servire con la mia castità e con tutto quanto da te mi proviene. Allora scese l'angelo Gabriele in una luce celestiale. La Vergine fu tutta pervasa di luce e l'angelo portava una veste così luminosa che io sulla terra non posso trovarne una simile. Quando ella vide la luce con gli occhi della sua carne si alzò spaventata, ma quando scorse l'angelo vide nel suo volto l'immagine della sua stessa castità. Allora ella se ne stette con grande pudore, chinando l'orecchio e tendendo i sensi. L'angelo la salutò e le annunciò il volere di Dio. Le sue parole erano benvenute al cuore di lei e i suoi sensi furono pieni d'estasi divina e la sua anima si infiammò dell'ardore dello Spirito Santo. Tuttavia, chiese una spiegazione. A ciò la mosse il pudore verginale e l'amore divino. Quando le fu riferito il messaggio, il suo cuore si aprì con buona volontà e con tutta la sua forza. Poi si inginocchiò e disse: «Mi do a Dio per servirlo secondo le tue parole». Allora, tutta la Santa Trinità con la potenza della divinità, con la buona volontà dell'umanità e con la nobile tenerezza dello Spirito Santo, attraversò tutto il suo corpo incorrotto e vergine, nell'anima infuocata della sua buona volontà. Si pose nel cuore aperto della sua carne purissima e si unì a tutto quanto trovò in lei. Così la sua carne divenne la carne di Dio ed ella divenne la vera madre della sua carne, pur rimanendo una vergine immacolata. Così, quanto più a lungo ella lo portava, tanto più luminosa, più bella e più saggia diventava. Allora ella si alzò e disse: «Signore, Padre, io ti lodo perché tu mi hai fatto grande e la mia stirpe diverrà grande in cielo e in terra». Quando venne il tempo in cui le altre donne sono tristi e cominciano a lamentarsi, Maria era invece luminosa e lieta. Ma il suo corpo era benedetto poiché ella teneva in sé il ben fatto Figlio di Dio. Nel concepimento di Nostro Signore, mentre sua madre era in attesa e alla sua nascita, e nel grembo di sua madre, prima di giacere nella mangiatoia, la forza della Santa Trinità e il beato fuoco celeste erano così ardenti in Maria, che lo spirito dell'inferno che attraversa tutto il mondo e sa tutto quanto avviene nelle cose, nel paese e nel luogo ove viveva Maria, non poteva mai avvicinarsi tanto da apprendere del prodigio che il bambino era venuto al mondo.